50esimo e aver tenuto come numero 50 proprio quello dedicato a Leonardo, che in realtà appunto non era un essere divino, soprannaturale, sceso da un altro pianeta o dotato di influssi celesti che l'hanno così riempito di doni. Era un uomo come noi che viveva in un'epoca non facile. Come affrontava le difficoltà, perché le ha avute, non abbiamo documentazione, come affrontava i problemi anche semplicemente della vita quotidiana. Raccontare Leonardo da questo punto di vista, e chi poteva farlo? Solamente un testimone oculare, solo qualcuno che lo vedeva, che stava con lui, e il testimone oculare perfetto era Francesco Melzi, cioè il suo allievo prediletto che l'ha accompagnato fino alla fine dei suoi giorni, che era un letterato, che ha scritto, che ha messo insieme l'unico libro di Leonardo, il Trattato sulla pittura, quindi era perfettamente identificato, non poteva che essere lui. La finzione di questo libro è che io avrei ritrovato un manoscritto di Melzi che mi sarebbe arrivato grazie a un antenato che aveva avuto accesso ai manoscritti di Leonardo, e apro parentesi, c'è una curiosissima coincidenza, effettivamente uno dei primi a impossessarsi dei manoscritti di Leonardo si chiamava Polidoro Calchi, e quindi da questa coincidenza è nato poi tutto il gioco. Era curioso di tutto, voleva sapere, questa è la cosa bella. Andava controcorrente, effettivamente sembra un uomo che è riuscito ad avere, come se avesse avuto una finestra che gli permetteva di guardare nel futuro. Affrontare lo studio della natura, per esempio, del mondo che lo circonda, dell'uomo stesso, con un metodo che non era quello dell'ipse dixit di Aristotele, lo dice lui e quindi è vero, no, un metodo sperimentale. Facciamo delle verifiche su queste belle ipotesi e vediamo se stanno in piedi. L'ossessione per tanti di questi argomenti evidentemente c'è. Dobbiamo scrivere ossessivamente, no? Su tantissimi argomenti per tutta la vita, senza mai arrivare a chiudere. E lì sarebbe divertente chiedergli quanto pensava di vivere, perché sembra, no, che uno debba vivere in eterno per riuscire ad andare a fondo. È possibile. Cioè. Grazie a voi, alla prossima.